Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. Buonasera a tutti gli ascoltatori, bentornati all'appuntamento con i libri. Come sapete, il martedì sono sempre in ottima compagnia, in questo caso in particolare perché è davvero, ho rincorso questa autrice tantissimo e volevo portarla qua, e quindi un grazie speciale a Grazia Verasani per essere qui con noi. Grazie mille, grazie. È davvero un piacere parlare del tuo libro perché mi è piaciuto particolarmente. Adesso lo facciamo vedere anche in primo piano, faccio tipo velina, no? La verità, la vita com'è, storia di bar, piccioni, cimiteri e giovani scrittori per la nave di Teseo. È pubblicato da qualche mese, ma come sappiamo i buoni libri non scadono, non vanno male, quindi possono, si spera, sempre essere letti. Si va con questa speranza. Assolutamente sì. Tra l'altro è un libro che parla moltissimo di scrittura, la scrittura è un po' stata anche la tua vita. E so che è una domanda piuttosto banale, ma mi incuriosisce tanto sapere come è nata l'idea di questo libro. Ma è nata in un'estate, è nata in maniera molto semplice. Avevo voglia di scrivere un libro leggero. Poi certo, io ho una scrittura che non è proprio leggerissima in genere, però mi piaceva l'idea di vedere anche un po' il lato comico di alcune situazioni che non sono semplici, e quindi mi divertiva l'idea di rendere protagonista la quotidianità. Aprire la finestra o scendere di casa, andare per il quartiere e raccontare un po' come una specie di affresco quello che accade, quindi nei bar, nei negozi, nei palazzi, raccontare per una volta anche amici o persone che conosco in maniera ovviamente sempre caratterizzata, perché non è che uno racconta la propria vita, insomma, se fa un romanzo inventa o usa la vita, insomma, per poi romanzarla, falsificarla o renderla più accessibile e simbolica per chi legge. Però mi piaceva appunto questo fatto di scrivere un libro per una volta con molta naturalezza, cioè osservando attraverso appunto la vita di quartiere un'estate in cui in questa sorta di rappresentazione teatrale ci sono, diciamo, due protagonisti, una scrittrice cinquantenne con molte pubblicazioni alle spalle, che ha insomma una sorta di difesa, no? Anche verso la vita, verso i sentimenti, perché ha un carico comunque di esperienza, anche di malinconia, eccetera, e questa intrusione selvaggia e però anche salvifica di questo giovane scrittore, un aspirante scrittore con un manoscritto che cerca lei per un aiuto, per una pubblicazione eventuale, e quindi questo scontro generazionale che in realtà si trasforma in un'amicizia speciale, in un quasi amore, e quindi si passa dalla battaglia delle differenze a scoprire invece che le cose in comune sono tante. Sì, e devo dire che colpisce particolarmente perché tu hai voluto, o almeno questa è l'impressione che si ha, anche smitizzare in un qualche modo la figura dello scrittore, perché questo giovane scrittore che si avvicina alla protagonista ha comunque un'idea di lei attraverso i libri, attraverso il successo, ma è un po' come se volessi anche dire: quella è una parte di me, ma ce n'è tutta un'altra che tu non conosci. Beh, questo è sempre l'equivoco, no? Di quando andiamo a incontrare magari dal vivo gli scrittori che ci piacciono. Non sempre corrispondono, no, all'idea
che ci siamo fatti, e quindi dato che lui così si scaraventa nella vita di lei in maniera anche un po' fanatica, sicuramente lei vuole fargli capire che poi la vita dello scrittore non è rose e fiori, tutt'altro, e anche il peso poi di come è diventato il mondo, no, dei libri, l'editoria, le difficoltà, insomma, quindi ovviamente non è che cerca di tarpargli le ali, però in un primo momento, in maniera molto sferzante, quasi cinica, lo mette di fronte a una realtà che non è proprio così edificante, e lì si creano appunto questi dialoghi molto divertenti, insomma, tra lei che è piena di idee anche fisse sul mondo, sulle cose, e lui che invece continuamente con questo suo entusiasmo anche sbaragliante cerca in qualche modo di curarla da questa amarezza, no, di cui lei soffre, questa inquietudine perenne, quindi una sorta di risveglio dei sensi, ma non tanto appunto da un punto di vista, diciamo, sessuale, relazionale, cioè, ma proprio un risveglio alla vita, cioè a togliersi tutta quella corporazione, no? di ostacoli, di rigidezze, di impedimenti, no? Per tornare a vedere, insomma, il mondo, la vita come qualcosa di accessibile, tornare un po' a quel famoso, no? Si cambia il mondo attraverso le piccole cose, o cercando non con un ottimismo sciocco, però con una sorta di attenzione verso gli altri, a ritrovare un po' il senso delle cose, che sembra in questo momento totalmente smarrito, perché viviamo in un momento molto confuso. Sì, lui incassa benissimo questi suoi rifiuti, perché lei ha questa potenza, secondo me, di essere estremamente onesta. Certo, come dicevi tu, anche molto disincantata, una sorta di barriera nei confronti dell'esterno, probabilmente perché questo esterno è riuscito in qualche modo anche a colpirla profondamente in passato. Però è molto chiara, diretta nei confronti di lui, e anziché lui reagire allontanandosi, lui comprende questo suo aspetto e vorrebbe in qualche modo fargli capire che il mondo non è tutto così, non è come sì, dietro queste barriere. Sì, credo che ci sia una sorta di attrazione, fascinazione reciproca, dove lui in qualche modo è affamato, no, dell'esperienza, del passato, quando appunto, non so, lei gli racconta di avere conosciuto, insomma, i suoi maestri, i personaggi che non ci sono più, quindi un mondo magari in qualche modo, insomma, che non esiste più, e quindi lui ha questa curiosità famelica di racconti, aneddoti, di approfondire anche le cose, perché secondo me, cioè, io frequento molto le scuole, vado dai ragazzi, insomma, ho tenuto corsi di scrittura, per cui mi accorgo che poi si dice sempre, no, che sono superficiali, che sono abituati a maneggiare strumenti molto veloci e quindi una tecnologia che prende il sopravvento sull'approfondimento poi di questi strumenti, andare un po', come dire, al nocciolo delle cose, alla sostanza. Io sento invece, almeno da quello che vedo, che ci sono invece delle curiosità onnivore che hanno bisogno di essere placate in qualche modo, e quindi di riconoscere poi nel passato il modo, no, per interpretare il presente e porsi nei confronti del futuro in una maniera bella, in una maniera propositiva e anche analitica, ecco. E quindi, insomma, io è vero, questo è un paese dove nessuno legge, dove i ragazzi leggono poco, però
il ragazzo che racconto e che riconosco, cioè esiste, magari non saprà chi è Colette, no? E lei lo sgrida, vai su Wikipedia, legge Tisserie, cioè, però sa altre cose, o comunque insomma ha la curiosità di sapere, e sta a noi, no? In qualche modo riempire queste lacune. È molto importante se vogliamo che ci sia un travaso, no? Un passaggio del testimone. E io con questo romanzo, che è leggero, ripeto, perché si riflette ma si ride anche, cioè avevo voglia proprio di comunicare questo, insomma, che ci sono cambiamenti possibili in positivo, che c'è un ascolto dell'altro che deve essere coltivato, e soprattutto appunto del più giovane, del più inesperto, e che noi molto spesso come adulti, a volte anche mancati, no? Perché siamo dei perenni adolescenti, e, poco attaccati alle cose, non riusciamo a tenere, no? Il controllo, lo vogliamo, ma diventiamo sempre un po' maniacali e anche a volte cinici, no? Nel dare consigli, cioè diventa un po' una pedagogia negativa, no? Una sorta di... E mi piaceva che lei invece a un certo punto si spoglia, no? Di queste cose, dice, ma insomma, in fondo, cioè, questo mondo, questa realtà che non è più la mia, o comunque non è più quella dove io sono stata giovane, dove ho coltivato ideali, passioni, anche politiche, eccetera, però avrà qualcosa di buono in cui mi posso riconoscere, in cui posso allevare una speranza, ecco, per cui questo sguardo sui ragazzi mi piaceva, lo sentivo importante. Poi sai, è il mio 15° libro, quindi avevo bisogno di un bilancio e di qualcosa che fosse anche un po' più sciolto, più spontaneo e magari senza quelle cupezze, magari di quando scrivo romanzi noir in cui le tematiche sociali sono preponderanti, e quindi c'è anche più un lavoro più, come dire, proprio di interpretare, di essere testimoni, no? Di una realtà che appunto, come dicevo prima, è sempre più confusa, sempre più difficile, e magari appunto lo strumento noir in tutti i miei romanzi con Giorgia Cantini, da Quo Vadis Baby in poi, sono stati un lavoro proprio quasi inerente a un tipo di letteratura sociale o poliziesca, no? Però intesa appunto. Invece stavolta avevo voglia di un romanzo più positivo, ecco, sulla realtà, cioè vederne i lati buoni o magari quelli drammatici, però da un punto di vista comico, divertente. E devo dire, ci sei, a mio parere, riuscita. Grazie. Anche perché davvero si ride, si sorride a volte anche amaramente, e si riflette con un libro. E con un libro solo, devo dire, non è facilissimo ottenere tutto questo. Tu parlavi anche prima del fatto che i giovani spesso, come anche il giovane scrittore, uno dei protagonisti, insomma, di questo libro, cerca una sorta di guida, e c'è una piccola bacchettata anche a quella che è la tua generazione, sì. A un certo punto, piccola. Sì. Beh, sai, secondo me un autore racconta sempre in tutti i libri che scrive la propria generazione, perché è quella che conosce meglio, che gli appartiene, così come la città. Cioè, io ho scritto libri che sono anche ambientati altrove, ma Bologna comunque è il mio luogo dell'anima, con tutte le contraddizioni che questa città, e poi appunto con lo sguardo di chi ha abbastanza anni da poter fare un raffronto tra la Bologna che fu, la Bologna di oggi, senza nostalgismi, però insomma vedendone tutti i cambiamenti, e non sempre in positivo, purtroppo. Però credo che sia un dovere di noi che scriviamo, che operiamo nella cultura, insomma, divulgare il fatto che pensare non è una cosa faticosa, non è una cosa sbagliata. È un momento in cui appunto magari funziona un libro di evasione, perché ti scorre liscio, non dà nessun tipo di grattacapi mentali, no? Per cui è, come dire, qualcosa che scorre, che va,
È un momento invece in cui, secondo me, il recupero della parola, di un linguaggio curato, di un'attenzione, va un po' considerata, perché un buon libro è anche quello, appunto, che illumina, no, le parti oscure della nostra esistenza, e ce la può rivoluzionare, ci può dare tante risposte. La mia è una generazione, per tornare a lei, che si è ritrovata a un certo momento con questi ideali che venivano maltrattati, no? Nel senso, io voglio dire, sono stata giovane. Sono stata ragazza negli anni Ottanta, quindi in pieno edonismo craxista e tutta la devoluzione successiva, però, se non altro, insomma, a 14-15 anni leggevo certe cose, frequentavo persone più grandi, se non appartenevi, no, a quel gruppo pensante in cui, appunto, essere profondi dovevi essere, non come adesso che se lo sei ti danno un calcio, cioè, però ragionare la vita attraverso, appunto, gli strumenti della politica, questo uscire da sé per osservare il mondo, per darne una interpretazione, è stato importante, che dopo poi siamo stati travolti, appunto, da tutt'altro, cioè, e ci abbiamo preso gusto e quindi siamo diventati anche smarriti, superficiali su tante cose e quindi è veramente una generazione che io studio, che sarebbe un po' riduttivo, no? Sempre definire con il Peter Panesimo, sì. Però è vero che abbiamo fondato, no, tutte le nostre insoddisfazioni lavorative, familiari, su questa cosa, su questo rischio che è, appunto, l'innamoramento costante, no? Quindi l'emozione forte, qualcosa che ci faccia evadere dalla realtà, come se la realtà fosse un carico pesante. E abbiamo chiesto molte di queste risposte all'amore, no? Ne abbiamo molto abusato. E secondo me adesso bisognerebbe uscire da questa interiorizzazione, da questo individualismo, da questa ricerca di sé esasperata, in questo narcisismo collettivo. E soprattutto nell'agonismo che si vive costantemente, di cui i più giovani sono le vittime, con un'ansia da prestazione feroce, dovremmo uscire da questo e ritornare a fare squadra, cioè a pensare al mondo assumendoci responsabilità adulte, e vorrei che si tornasse in questa direzione. Poi anch'io tante volte ovviamente inciampo, perché non è semplice. E un luogo da cui partire potrebbe essere proprio quello della libreria indipendente. C'è un grande omaggio alle librerie indipendenti all'interno del tuo libro, ne parli davvero, sì, con molto affetto. Sì, perché penso che la libreria indipendente sia diventata quella nicchia in cui chi ha bisogno, insomma, di qualcosa di più, diciamo, profondo o comunque diverso, ecco, di linguaggi diversi, di voci fuori dal coro, lì può, scartabellando e magari aiutato da un libraio che lo fa di mestiere e quindi non un commesso così lì per caso, e non è colpa del commesso lì per caso, certo, intendiamoci, ti può dare, appunto, tipo consigliare, cosa che per esempio la stampa non fa più, perché abbiamo una critica che non sai poi fino a che punto è manipolata da interessi, amicizie, cose, cioè, è veramente difficile orientarsi per un lettore, diciamo, medio, per un lettore non professionista, e quindi la libreria indipendente diventa quel rifugio, no, in cui tu sai che se cerchi qualcosa magari sarai aiutato, no, nella scelta. E c'è un pubblico che ha bisogno di essere aiutato, perché escono quintali di libri sul mercato, alcuni sono belli e restano totalmente invisibili,
vengono proprio buttati così senza cura, insomma, di cui nessuno sa niente o pochi, e si perdono in questa quantità di cose che escono. E ovviamente vengono, come dire, sommersi anche dal fatto che in questo momento l'editoria cerca molto l'autore VIP, quindi che magari si è contraddistinto ed è famoso perché è un regista o un attore o un cantante o quello che vede in televisione, insomma. E col risultato che abbiamo, non so, i bestselleristi che vendono sempre di più, e lo scrittore, diciamo, che magari ha molte pubblicazioni alle spalle, cerca di fare una narrativa di qualità sempre più faticosamente, e rischia di vendere sempre di meno, no? E quindi anche di, in qualche modo, di dirsi spesso: ma cosa lo faccio a fare? Ecco, invece ovviamente bisogna andare avanti, perché dare il meglio di sé non è mai sbagliato. Però ecco, in questo momento in cui è veramente difficile orientare il lettore, la libreria indipendente diventa veramente quella cosa in cui tu entri e magari sul banco principale non trovi solo i bestseller, non trovi solo i libri usciti da pochi giorni, non c'è, ecco, la mentalità del uccidere un libro perché è uscito tre mesi prima, c'è una, tre mesi. Insomma, un rispetto, ecco, un rispetto forse maggiore, la fatica di mantenere una libreria indipendente è sempre più missionaria, nel senso che io ne conosco tanti di librai missionari, che però intorno a sé creano magari una piccola clientela che però quando tu vai a presentare un libro è presente, magari lo acquista, cosa che non si dà più per scontata, insomma, che interagisce con l'autore alla pari, totalmente alla pari, insomma, si possono creare delle situazioni molto carine. Io infatti devo dire che sto sempre più scegliendo questo percorso anche a livello di presentazioni. E devo dire, è un sistema che è faticoso da questo punto di vista, però credo che poi alla fine paghi proprio per la comunità che riesce a creare attorno a sé. Noi, il nostro spazio sta quasi finendo in realtà, ma ci sarebbero tantissimi argomenti di cui parlare, perché come dicevo il tuo libro dà davvero adito a tantissimi spunti. E un'ultima domanda che ti faccio riguarda proprio il giovane scrittore, perché in quanto scrittrice ti sarà capitato spessissimo di avere giovani scrittori che ti chiedono dei consigli. Allora, se lo chiedessero alla scrittrice protagonista del tuo libro, direbbe: cambia mestiere. Come primo, tu che cosa risponderesti? Ma guarda, visto che diciamo che la protagonista del libro ha molti punti in comune con me, nel bene e nel male, direi che le passioni forti non le puoi, come dire, né nascondere né cancellare, nel senso, però sì, è sempre più difficile. La cosa che però bisogna, secondo me, il messaggio, insomma, se c'è, che bisogna far passare, è che non esistono scrittori che non siano lettori, e quindi per fare in modo che la voglia di scrivere diventi un mestiere, cosa che non è più anche quella scontata oggi in quello che riguarda i mestieri artistici, sono diventati un po' degli hobby, no? Perché comunque si fa fatica, ecco, a vivere di questo o solo di questo. Però ecco, lo studio, l'applicazione, la disciplina, quelle vecchie cose, no? Che si, non so, la gavetta, ecco, io mi sento anche un po' vecchia retorica nel dire queste cose, però sicuramente chi vuole davvero scrivere, chi ne ha il bisogno, necessità, è innanzitutto un grande lettore, e quindi leggendo tanti libri gli viene voglia, no, di esprimersi in quel senso, se ha qualcosa da dire, che non importa che sia una trama vera e propria o frammenti o quello che è, però qualcosa che
che letto da un altro possa, come dire, darti, no? Delle emozioni, delle riflessioni, qualcosa che insomma in qualche modo, partendo da una tua necessità, diventa necessario per chi lo riceve. E quindi sì, si scrive per se stessi, ma sarebbe impensabile credere che un libro non deve in qualche modo, senza artifizi, certo, e senza autocompiacimenti, però deve toccare l'altro, deve arrivargli, e quindi che sia una storia, che siano, ripeto, frammenti o sperimentazioni narrative, viva Dio, eccetera, senza la pompa dell'accademico o dell'erudizione forzata, ecco, togliendo tutte questi orpelli, queste cose, eccetera, cioè la sincerità è la cosa che non solo determina la tua onestà intellettuale quando scrivi un libro, ma proprio il tuo modo di stare con gli altri, eh? E quindi se vuoi raccontare la vita, lo fai in maniera autentica, lo devi fare, perché se lo fai per aggiungere uno status, ecco, i giovani devono sapere che lo status dello scrittore in questo momento non c'è, e che sono pochi, insomma, a vendere così tante copie da viverci. Se vuoi la fama, vai in TV, fai altro. Scrivere è una cosa che davvero ti porta via tanto, e che non ha, come dire, dei risarcimenti, se non quel messaggio o lettera o incontro di qualche tuo lettore che ti dice il tuo libro mi è servito. È questa l'unica, come dire, l'unico premio, l'unico vero premio, e bisogna saperlo. E devo dire, il tuo libro fa anche venire voglia di scrivere, quindi se ci sono degli aspiranti scrittori, senz'altro potranno trovare tra le righe anche un manuale in qualche modo su come approcciarsi alla scrittura e come utilizzare, tra virgolette, la propria passione per arrivare. E purtroppo anche noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e come sempre il tempo passa troppo velocemente, però io ringrazio ancora Grazia Verasani per essere stata qua con noi, averci parlato di La vita com'è, e pubblicato dalla Nave di Teseo nella collana Oceani, quindi già disponibile, un libro che noi ovviamente vi consigliamo. Ancora grazie per essere stata qua. Grazie mille, grazie a tutti voi. Un saluto anche ai telespettatori e appuntamento a venerdì prossimo. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.